Ciao ragazzi e ben ritrovati, siamo qui ora per l'ultima partita, si spera l'ultima, ci serve una vittoria per salire in terza finalmente. Sembra che abbiamo trovato una quadra finalmente, vediamo se effettivamente riusciamo a far sì che questa sia l'ultima vittoria in divisione 4. Avversario trovato Benfica, quinta divisione. E speriamo che sia una partita semplice, fattibile. Vedremo anche la formazione del nostro avversario. E speriamo anche di avere i nostri in buona forma, quella è la cosa più importante. Allora, Benfica, vediamo. Oh, Lukaku in super forma. Vedo tutti giocabili praticamente, anche Onana e Çalhanoğlu in super forma. Vedo una Acerbi in grande spolvero che mettiamo a questo punto al posto di Bastoni. Di Marco anche meglio di Gosens in questo caso. Dzeko non me la sento. Abbiamo Lautaro e Lukaku, praticamente mai avuti così bene entrambi. E lui ha formazione top, decisamente formazione top, come potete vedere tutti sopra il 97 tranne Cancelo. Abbiamo anche un bellissimo Vieira leggenda, e Mbappé 100, Vlahovic 98, che tra l'altro è quello che si può prendere se non erro con i Golden Boy, il pacchetto dei Golden Boy che è attualmente disponibile. Salah 98, Salah è un po' che non lo vedevo più, un po' sceso nelle gerarchie dei migliori giocatori. Tagliafico a sinistra, che oddio c'è di meglio direi. De Jong, Vieira, Müller, Van Dijk, De Ligt e Donnarumma in porta. Ragazzi, noi siamo pronti. Vediamo, ci siamo ragazzi. Tra l'altro ho visto la sua panchina e faceva ancora più spavento con Neymar, ho visto in panchina. Haaland ovviamente. Qui ho provato subito con un passaggio di profondità lui. Brozovic defilato, poi Dumfries, bene per Lukaku. Bellissimo questa linea di passaggio con Brozovic che la tiene in campo. Buona qui per il suo difensore. Non era per lui ovviamente quello di ritorno, ma va bene così. Lui è un po' in confusione a questo momento, in questo momento direi. Ah, che brutto questo passaggio di Barella, non me lo aspettavo. Dumfries ha fatto il movimento giusto. Tra l'altro è un po' sorprendente che si sbagli un passaggio del genere, era abbastanza semplice, bisogna dirlo. Qui Acerbi che va un po' non so come. Qui De Vrij sicurissimo. Ha fatto quel che sembrava in realtà fosse una cosa positiva, ma... Che bel tiro che ha fatto però, non so se avete notato, ero praticamente davanti che temporeggiavo per capire da che parte tirava. Se avesse preso la porta, in realtà, se avesse centrato la porta, avrebbe colpito il mio difensore perché mi ero posizionato decisamente bene. Qui tutto chiuso, devo per forza ricorrere al lancio lungo con Çalhanoğlu. Ah, che peccato ragazzi, una buona serie di passaggi che stava riuscendo bene. Qui bravo Skriniar nell'anticipo. Faccio salire anche un po' Dumfries. Non era per lui, però invece riesce bene. Bravo, adesso hai tutto il tempo Dumfries per mettere un bel cross. Che brutto colpo di testa di Çalhanoğlu, però ci è arrivato benissimo. Ha avuto il tempo anche per, tra virgolette, caricare il colpo di testa. Ah, che brutto errore qui. Non ci credo, gli è andata proprio di lusso, ragazzi. Gli è andata veramente di lusso. Che fallo. Avevo anticipato, però non sono riuscito a gestire il contrasto di Acerbi. È andato un po' automatico così, direttamente sul difensore. Cioè, sull'attaccante, ragazzi. Qui Onana ha fatto una parata pazzesca. Io ho sbagliato letteralmente perché avevo paura che la passassi al centro e mi sono fatto fregare qui. Bravissimo Onana, che parata che ha fatto ragazzi. Qui la vedo dura, attenzione lui. Vai Skriniar, ripartiamo. Vai Lukaku, bene così. Vai, sfuggi Lautaro, sfuggi Lautaro che sei solo. E la mette
7 per Barella. Ragazzi, questo è contropiede al bacio, non si può sbagliare qui. Una volta che mi lasci andare con Lautaro così, Barella, porta vuota, non può sbagliare. Qui non la so vista brutta con De Vrij, devo essere onesto, ho avuto un po' paura. Qui, brutto fallo, però vabbè, lasciamo continuare, è andata. Perché l'ha fatto col tacco? Che peccato, altrimenti sarebbe stato... Ah, Dumfries, c'era quasi. Bravo Dumfries, alla fine è riuscito ad anticipare. La palla che passa non so dove, attenzione qui a Salah. Mamma mia qui. Ah, non è andato il tacco a questo punto. Bello l'1-2 con Dumfries che scende. Bravissimo lui, che grande intercetto che ha fatto, veramente una grande intercettazione qui, è stato bravissimo. Qui può partire il contropiede. Riceve un pallone interessante. Ci prova, giustamente, era in una buona posizione per fare il tiro caricato, probabilmente l'avrei fatto anch'io. L'unica cosa che non condivido, carica di più, ti trovi a tirare, diciamo, direttamente così, carica un po' di più. Ancora con Dumfries, insistiamo con Dumfries. Che se ne va in velocità. Bravo Dumfries. Guardalo, guardalo Luca col centro, guardalo bene. Che brutto cross, mamma mia. Qui forse in corsa hanno cambiato le cose e conviene probabilmente sempre fermarsi un attimo prima e smettere di correre, perché altrimenti mi sa che il cross viene sempre così male. Vai Barella che scende come un treno. Oh, questo è fallo però. Infatti, ci sta. Mi ha letteralmente dato un calcione quando mi sono girato. Non c'era possibilità di prendere il pallone. Solo che qui in realtà io non so come giocarmela, devo essere onesto. Provo. Ah, addirittura giallo, quello non me l'aspettavo. Vediamo un attimo se riesco a fare il gioco della sponda con Dumfries. A tipo calcio d'angolo. Dice no. Vediamo Di Marco. Madonna, che saetta che ha tirato. Si è abbassata all'improvviso. Un tiro bellissimo. Se fosse entrato sarebbe stato un gol da cineteca. Forse penso il problema sia che abbia tirato col destro, che non è il suo piede. Potrebbe essere quello il problema. Qui. No, no, no. Bravo invece, bravo Barella adesso a recuperare dopo il suo errore. Lukaku che vede lo scatto di Lautaro, ma il suo difensore è attento. Nulla di fatto. Difesa energica e decisa. Vlahovic. Mohamed Salah. E qui aspettavo solo che facesse quel passaggio praticamente. Vediamo se riusciamo. Ah, ho sbagliato io, quindi finisce il primo tempo qui 1-0. Partita un po' strana. Alla fine io non ho creato molto, ho tanto possesso palla, ma di azioni concrete c'è stata solo quella del gol praticamente. Non ho creato molto, sono stato un po' impreciso nella parte finale. Lui invece, a parte qualche tiro da lontano, non è che abbia avuto poi chissà che occasioni. Ah, quello doveva essere in profondità, ragazzi. Che peccato. Ah, Lukaku qui, lentissimo direi, troppo forse. Ancora su anticipo, e questo passaggio che... Acerbi, bravo, bravo Acerbi, bravo. Ah, questo invece mi sa che avrei dovuto alzarla probabilmente. E forse avrei dovuto lanciare Çalhanoğlu qui, ma vabbè, ormai è andata. E qui mi sono preso troppo tempo. Oh mio Dio, lui qui non... L'ha rischiata abbastanza. No, dai, però, no, non fortunato così. Bravo, però, invece De Vrij, attento. Una per Di Marco e ripartiamo. Non era per Barella qui, era per Di Marco che stava andando via. Non ci credo. No ragazzi, che cosa sta succedendo?
Non si è capito niente, onestamente. La palla che non esce neanche, tra l'altro, ovviamente. Mamma mia, che casino. Qui direi che ci è andata abbastanza bene. Però qualche errore, diciamo, figlio di dell'avere, diciamo, un giocatore non proprio top. Diciamo così. Subito il lancio con Çalhanoğlu. Brutto errore qui da parte mia. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Bravo Brozzo che aspetta il momento giusto per intervenire. Si infila qui Lukaku, ma lui è attento. Devo dire che nel complesso, a parte quell'errore sul contropiede, lui è abbastanza attento. Ah, fallo? Sì, perché ero in anticipo, ma mi sa che avrei dovuto direzionare la scivolata un po' più a destra. Basta che non mi dà il rosso e siamo tutti a posto. Anche il giallo, direi. Ottimo. Un sonoro avvertimento ci sta bene. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Brava Cilauti. E qui forse avrei potuto avere la fortuna del rigore. Però vabbè, è andata così. Non sbagliare De Vrij, bravissimo. Buona chiusura e anche direi fondamentale. Oddio, non ci credo qui. Dai ragazzi, però guarda qui, non ci credo veramente, ragazzi. Tanta tanta fortuna, bisogna dirlo. La mette sulla sinistra. No, ma che cos'è questo intervento così? Che cos'è? Non ci credo. Mamma mia, che salvataggio che ha fatto Skriniar. Mamma mia, ragazzi. Proviamo a ripartire con calma qui. Lautaro Martinez. Non si è capito. Quanta confusione, ragazzi. Non sto indovinando un passaggio di prima neanche a pagarlo. Infatti, ecco qua. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Oh, finalmente un anticipo. Come si deve? Vai, Lautaro. Ti ho visto, infilati. Palla nello spazio, attenzione. Bravo, Lauti. Guardalo. No, ci è arrivato. E qui non saprei come avrei potuto, diciamo. È uscito il suo portiere. Dov'era il suo portiere? Qui ho fatto un grandissimo anticipo. Qui ragazzi, 81esimo, visto che la vittoria mi vale la promozione. Io penserei quasi quasi alla chiusura, onestamente, a chiudermi un po' indietro. Qualche sostituzione la facciamo. Il centrocampo è un po' morto e a questo punto mettiamo anche Darmian sulla destra, perché Dumfries non ce la fa più. Vediamo a questo punto se lui si sta scoprendo oppure no. Penso che stia andando all'attacco. Tutto come prima, direi. Nessun cambio per adesso. Quindi, ok, andiamo un po'. Anche Brozovic è morto, ma purtroppo la formazione dell'Inter non ha un centrocampista. Adesso dovrei portare tipo Aslani, ma 85 mi sembra un po' troppo. Un po' troppo poco, ecco, diciamo così. Vai Correa che si è appena entrato. Che brutto errore, qui gli ho regalato letteralmente il pallone. Qui lo aspettavo, letteralmente lo stavo aspettando. Dove è passata questa palla? Ah, fuori gioco. Infatti non ha molto senso. Secondo ragazzi, 87esimo, diciamo che la tentazione di chiudersi e fare melina, direi che è un po' troppo forte per resistere. Mkhitaryan. Conservano il possesso, vogliono evitare rischi inutili. Pochi minuti, addirittura secondi e sarà finita. Correa. Darmian. Non era per lui. Però Lukaku ci va. C'è la chiusura così di Lautaro. La chiudiamo così 2-0. Altro che melina, ragazzi.
tocco sotto al bacio di... qui altro terrore. Vai Darmian da solo, senza paura Darmian. Bella questa triangolazione, ragazzi. Qui ci è arrivato il portiere, tutto deciso, ragazzi. Possiamo dire con un pizzico di anticipo che siamo finalmente in divisione 3, imbattuti in divisione 4, che non è, diciamo, non era scontato, visto l'aver incontrato due di prima, quindi nel senso ci sta. Quindi finalmente ci siamo, andiamo a effettuare effettivamente, ecco qua, ha raggiunto la promozione, ecco qua, facciamo anche il salta e ci salutiamo così, buono score direi. 4 vittorie su 6 e altri 2 erano pareggi. Promozione divisione 3, ragazzi, ci siamo per la promozione, 19 punti e sono 6 vittorie e un pareggio almeno. E ragazzi, quindi questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto il video della promozione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima.